Il messaggio che vorrei lasciare a voi sono le parole del professor Władysław Bartoszewski, che una volta disse: vale la pena di essere decenti anche se non conviene. Conviene essere indecenti, ma non ne vale la pena. Vorrei aggiungere le parole di Irena Sendler, che diceva sempre che nel mondo esistono sia le persone buone che le persone cattive, però la razza, la religione, la nazionalità non hanno nessun significato. Altre parole con cui vorrei lasciarvi sono le parole di mio marito Jerzy Ficowski, che era un poeta, uno scrittore e anche uno studioso di storia e cultura degli zingari. Lui, durante un'intervista, quando il giornalista gli ha fatto questa domanda: ma lei, signor Ficowski, è un ebreo o è uno zingaro? Ha risposto così: quando vengono picchiati gli ebrei sono un ebreo, quando vengono picchiati gli zingari sono uno zingaro. E sono veramente molto grata di essere qui oggi con voi, sono molto felice, ho avuto l'opportunità di conoscere tutti voi e di conoscere anche Garivo e il signor Gabriele, perché vedo che lui è una persona che veramente ci tiene a rendere questo mondo migliore. Grazie a tutto quello che ha fatto, il mondo sta diventando migliore, e questo non riguarda solo una persona o due persone o un gruppetto di amici, ma riguarda proprio tutta la nostra famiglia umana. Questo è particolarmente importante per me, perché io nella mia vita ho ricevuto tante cose buone, sono stata sempre accolta molto bene. Uno dei progetti che ho iniziato in Italia era quel progetto di assegnare agli insegnanti il premio di Irena Sendler. È un premio per rendere il mondo migliore, per riparare il mondo, e credo che grazie a tutte queste piccole attività alla fine veramente noi possiamo rendere il mondo migliore. Forse non sarà mai perfetto, ma sarà migliore.